sono cresciuto andando in azienda con mio padre, il periodo estivo, quando non andavo a scuola, volevo andare assolutamente là perché c'avevo i miei cani, i miei bufalotti, i miei gatti. Due anni e mezzo fa ho avuto un grave incidente e ho trascorso 13 mesi in ospedale e non sono mai stato lasciato da solo. Io credevo in due cose, che non sarei mai andato in pensione e che non sarei mai morto. Lo dico con... Quando arrivò la lettera che dovevo andare in pensione, praticamente dissi non è vero, non è possibile. Le relazioni sono state la cosa più importante di tutte, quello che mi ha permesso di continuare a vivere, vivere bene, mi ha permesso di continuare a sperare, a progettare. Venuta meno la prima certezza, caro amico mio, allora ho detto, caspita, vuoi vedere che verrà meno pure la seconda, cioè che mi tocca morire? Perché io ero convinto di non dover morire. Sono entrato in confidenza per la prima volta con la natura in questi luoghi, incominciandomi a muovere da solo, girovagando per le campagne da solo. Qua poi mi sono accorto che ci stavo bene. La rinascita per me è stata un qualcosa di forte, acquistare quella rabbia che mi serviva proprio grazie al problema del tumore che ho avuto, che ad oggi me la ritengo come un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo ed è stata quella di acquisire quella forza di reagire. Abolendo la paura che ci ha insomma indotto la camorra, che era quella di dover stare zitti. La rabbia ce l'abbiamo avuta da sempre in corpo, è nata nel momento in cui ci siamo svegliati, appena nati in un posto come questo, che è un posto bellissimo, però distrutto dalle male azioni delle persone, insomma. Ovviamente a 32-33 anni vivere un tumore, un qualcosa di molto pesante, insomma, perché tu ti vedi ancora nella fase giovane, ancora non accetti che tutti ti considerano già vecchio. Dunque non riuscivo a spiegarmi perché la gente era così indifferente a questo problema. Allora mi cominciai ad arrabbiare. Abbiamo realizzato questa grandissima installazione che praticamente comprendeva la realizzazione di 150 manichini fatti con bottiglie di plastica trasparenti, con al loro interno una macchia nera che rappresentava il tumore. Dopo che abbiamo installato i manichini, perché li abbiamo installati di notte, è stato fantastico vedere che i bambini di 7, 8, 10 anni all'uscita delle scuole elementari vedevano questi manichini e si spiegavano tutto. Si spiegavano cos'erano questi manichini, perché erano stati fatti, cos'erano le macchie nere, chi aveva causato questo problema e quali erano i possibili modi per uscircene. Mentre ero in ospedale, a mia insaputa, un gruppo di parrocchiani del consiglio pastorale prima hanno scritto al vescovo e poi sono andati e si sono fatti ricevere dal vescovo chiedendo che io restassi come parroco in questa comunità. Quando guido il bibliomotocarro, no? Mi sento il padrone del mondo, pensando a tutti questi fanciulli che mi aspettano, i vecchietti ai quali devo donare, devo regalare i libri e che anche loro mi aspettano e che mi devono dire le loro storie. Per dire, no, tu sei indispensabile, vuol dire che il Padre Eterno deve trovare una deroga speciale per invece. Peraltro poi io, da non credente, vivo.
vivo un altro dramma, nel senso che io so che dopo morto e mi devo soltanto portare qualche che voglio dire che è finita, dai, diciamo la verità. Gesù dice che ogni tralcio che porta frutto viene potato perché porti più frutto. Ecco, io spero di essere un tralcio potato e non un tralcio tagliato e gettato via. Anzi, insomma, sono sicuro di non essere stato gettato via e spero che le potature che ci sono nella mia vita portino frutto per qualcuno. Io in questa terra nutro ancora tantissime speranze, cioè, ed è quello che realmente voglio fare. Io non penso minimamente di abbandonare la mia terra e andarmene via. Il Cardinal Martini, anche lui malato di Parkinson, che diceva, rifacendosi alla tradizione induista, esistono quattro fasi nella vita. Nella prima si impara, nella seconda si insegna, nella terza si va nella foresta, nella quarta si impara a mendicare. Ma il vertice della loro esperienza spirituale è la mendicità, l'imparare ad avere, a dipendere dagli altri, affidarsi agli altri. E lui leggeva così la sua esperienza e ha insegnato anche a me a leggerla così, cioè accettare di dover dipendere dagli altri, di dover ricevere dagli altri, senza rimpianti, senza credine, senza tristezza. Sono non credente, ma vivo come se lo fossi. Io in questo credo, diciamo, in un essere, mi sento religioso, cioè nel mio anelito ad essere domani un tantino migliore di come sono oggi, questo slancio, diciamo, a provare quantomeno ad essere domani migliore di oggi, chissà. C'è stato una volta, per 2 o 3 giorni non sono riuscito ad avere la connessione a internet, ecco, lì mi sono sentito veramente handicappato. Sentire Giovanni portare questo progetto da noi qui a Casa Pesenna è stata una cosa veramente emozionante e fantastica. E abbiamo coinvolto quindi bambini, ma non solo, giovani, adulti, ed è stata una cosa veramente bella perché è una cosa di tutti, non solo quindi nostra di volontari, ma di tutto il paese. Mi sono emozionata, io, cioè, mo sono 8 mesi, no, che per i muccelli, fiori, tutto. Io mi emoziono quando vedo l'installazione fatta. Ma io quando passo per le piazze così, che ogni volta che vedo una nostra scultura, sì, ma sento mi colpisce. La mia, ma sento che...